Luca Casarini, la procura di Agrigento ha chiesto l'archiviazione per lei e per il comandante della Mare Ionio Pietro Marrone per un soccorso fatto a marzo. E ci è arrivata questa notizia, diciamo così che siamo molto soddisfatti, ma ce l'aspettavamo, perché non abbiamo mai creduto che fosse possibile provare, la cosa assurda che salvare le persone in mare potesse essere un reato. Ricordo che questa è la prima inchiesta, la madre, diciamo, di tutte le inchieste, per cui siamo molto fiduciosi che da questa archiviazione, da questa decisione della magistratura, derivi poi anche il proscioglimento di tutti gli altri comandanti e capi missione che sono stati indagati a seguito appunto della loro attività di soccorso in mare. L'accusa che aveva formulato la procura era favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e disobbedienza a ordini militari. Fu la volta in cui il comandante disobbedì e decise di entrare nelle acque italiane, nonostante gli ordini della Guardia di Finanza. Noi decidemmo di seguire i principi di umanità e di non ottemperare all'ordine perché vi era anche una situazione di pericolo per le persone a bordo e niente, adesso i fatti, la storia ci hanno dato ragione. Per altri soccorsi le vostre navi sono ferme a Licata. Da quanto tempo? Sì, sono ferme dopo l'ultimo soccorso che ho effettuato, ero io capo missione anche in quello che è di settembre 2019 e anche qui sono ferme non per volere della Procura della Repubblica ma per un sequestro amministrativo operato sempre dall'allora governo Salvini attraverso il famigerato decreto sicurezza bis. C'è da dire che l'attuale governo poteva agire in autonomia essendo un sequestro amministrativo. Appunto, e revocarlo, non hanno avuto il coraggio di farlo e noi avremo a breve su questo la decisione del Tribunale Amministrativo e del Tribunale Civile, insomma, su questo caso.